Pensavamo fosse finita lì. No, non è finita lì. Riassunto delle puntate precedenti. Stiamo ancora con l'onda. La catena tirava indietro. Dai retro, sì. La cima del tender è finita nell'elica. Il tender prende e se ne va. Che coste onde. Non c'ho voglia. Vabbè, anche questo Ferragosto l'abbiamo movimentato. Sono arrivati i militari, l'esercito, non so cosa, che nonostante si dica che in agosto chiudono un occhio e che quindi a Cala Zafferano si riesce a stare, metà baia non l'ho lasciata tranquilla. Forse ci sono dei punti in cui più ci sono più o meno mine. Hanno detto che lì c'erano 8.000 mine. Ma com'è che nessuno mai esplode se ci sono così tante mine? E adesso stiamo andando a cercarci un riparo, cosa non facile. Ce la faremo. Ho individuato una rada che fa per noi. Buon Ferragosto a tutti! Stiamo andando con Domani di Terza Roli e Fiocco, ridotto quindi. Cosa vuol dire Domani di Terza Roli? Vuol dire, Domani di Terza Roli vuol dire che abbiamo ridotto la randa, che è questa vela qui, per essere meno sbandati e viaggiare più comodi e anche più veloci, perché più si sbanda e più si va lenti, insomma, se c'è molto vento. No, facciamo una piccola riflessione, no, su quello che è accaduto. È vero, cioè ci sono 8.000 mine, pericolosissimo, no? L'ancora l'avevamo data, sì, non si doveva, ma l'avevamo data, sì, siamo esplosi, no, e allora che c***o ci avete fatto levare a fare? Si va per chiacchierare, ciò che è sbagliato e non va fatto e va punito, anzi loro sono stati molto bravi che non ci hanno multato, quindi grazie, però che cacchio, ma ci tocca fare non so quante miglia a bordi. È calato tantissimo, ma io continuo ad avere due mani di terzeroli perché non gliela fo a ridarle, perché dopo aver vogato il SAP a traino, il tender contro vento e contro onda frangente per 250-300 metri, aver fatto 25-30 immersioni in apnea per levare la cimetta della attorcigliata, lo stress dovuto, i militari che ci cacciano, le mine, le 8.000 mine scampate e il primo tratto fatto con vento, con bordi. Adesso a me, ma chi me lo fa fare di levare queste due mani di terzaroli? Vado a 1,8 all'ora sbattendo sull'onda e chi se ne frega! Abbiamo rollato tutta la notte come dei dannati, anni che non si rollava così, quindi non abbiamo chiuso occhio praticamente, e adesso vogliamo gli ormeggi e ci dirigiamo verso Cagliari. Eccolo là, eccolo là, hai visto? Eccolo. Sì, ma dai, che ricordo, Portus Caralis, Portus Caralis, Portus Caralis, se lo ricorda. Portus Caralis, Portus Caralis, qui Maipan Rai, passa. Qui Portus Caralis, avanti, puoi ripetere il nome, cambio. Sì, Maipan Rai, ho sbagliato l'accento tonico. E già lo sapevi, come si dice, no? Già lo sapevo, già non lo sapevo. No, ma perché l'ha rimarcato comunque. Sì, non so sì. Se ci hai fatto caso. Eh certo, hai ragione, Anna. Ma smettila! In Terra Sarda siamo. Mirto Vermentino e pane Carrazzao e Porcetto. Ciao! È facile da leggere il nome, eh? È a poppa quello italiano! Leggere che bisogna aver fatto scuola di thailandese! Ciao!
Perfetto, l'ufficio per la registrazione dov'è? Allora, l'ufficio sta, allora vedete che le tende, lì dentro abbiamo le docce. Sì, ok. Sull'altro lato abbiamo l'ufficio. Va bene, perfetto, okay. Arriviamo qui. Arrivati a Cagliari dopo una giornata, un'altra giornata di tregenda, e ho ormeggiato e dopo un'oretta è arrivato Roberto, che mi ha subito riconosciuto e segue i miei video. Pensate che fortuna! Ormeggiato di fianco al mio idolo ormai a questo punto. Fantastico, fantastico. Allora mi vedrò sulla tua prossima pubblicazione. Esatto. Fantastico, fantastico. E poi un'altra cosa, stasera usciamo con un altro mio ex fidanzato, Massimiliano! No, dai, non esageriamo, dai. Come no? È ridimensionato, è stata solo una storia. È il terzo fidanzato che vi presentiamo. È stata solo una storia, dai. Ma come? Io pensavo che fossimo stati fidanzati. Ma tu l'hai detto. Eh? Ma non è vero! Hai ritrattato. Non è vero, siamo stati fidanzati. Sì. È il terzo Breve ma intenso. Bellissima Cagliari, lassù c'è il castello, questa è una piazza dove c'è la movida. Noi scappiamo subito che non ci piace la movida, noi vogliamo i ristorantini, qui è soltanto pieno di bar. Eh? Ristorantini! Questo viale è molto parigino invece. Sì, bello, 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 ci piace. Franco è andato a prendere la macchina del Ghero stamattina, adesso io sposto la barca e la porto dove poi la lascerò per tutto il periodo invernale. Accende il motore, questo posto qui è caro, quindi fuggo. Eccomi qui che sto lasciando il porto. Porto ha un nome talmente difficile che non riesco a pronunciarlo. Cioè lo leggo e dopo un secondo me lo dimentico. Vabbè, e sto andando alla Marina del Sole, dove appunto lascerò la barca per tutto inverno in secca, sperando di, insomma, di fare quei lavoretti che l'inverno scorso non sono stati fatti. Franco è andato a prendere la macchina dal Ghero, è partito stamattina, ha preso 8 treni e 24 autobus e è a metà strada, l'ho sentito, insomma, comunque stasera dovrebbe essere di ritorno, poverino. Adesso andiamo alla Marina del Sole, che è appena si entra dentro al porto sulla dritta. Ecco, ma figuriamoci se non si alza un po' di venticello quando io devo fare un ormeggio. Le faremo. Ah, ho scoperto che qui alla Marina del Sole sono vicina di una coppia che conoscevo su Facebook. Federica e Stefano, che abitano in barca su un Comet 910. Mi hanno invitato a salire a bordo e fanno, pensate un po', il sushi in barca. Poi venite qua e vi portano in giro nei vari posti cagliaritani fantastici con l'acqua cristallina e mangiate il sushi. Bellissimo, mi piacerebbe tantissimo provarlo, ma ci sono le onde in questi giorni, quindi un cacchio. Ora siamo fermi. Ecco Federica. Ciao mamma a tutti, grazie, benvenuti a bordo. Marisol e Stefano. Guarda Mari. Marisol vuole disegnare con gli acquarelli. E Federica suona questo strumento, come si chiama? Si chiamano launeddas, è un nostro strumento antichissimo che chissà, probabilmente arriva dalla nostra antica popolazione nuragica, ma oggi è il nostro strumento principe che accompagna tutti i nostri balli, tutte le nostre feste più importanti in giro per l'isola. Come vedete è uno strumento semplicissimo, apparentemente composto da tre canne, dove abbiamo la più lunga, che è la canna che si chiama sudumbu e che è la canna che dà la tonalità allo strumento, la nota di basso continuo, che in questo caso è il si bemolle. E poi abbiamo le altre due canne, di cui quella che si suona con la mano sinistra è detta samancosa e quella che si suona con la mano destra è la mancosedda. L'accordatura, si dice accordatura? Sì. L'accordatura dello strumento è particolarissima. Cosa bisogna fare? La cera d'api che si toglie e si aggiunge sull'ancia proprio per trovare la tonalità giusta, perché ogni strumento ha una sua tonalità e essendo uno strumento fatto di canna ovviamente è molto sensibile ai cambiamenti climatici e in barca in estate soprattutto con questo tempo metti un po' ballerino tra umido, pioggia, caldo, bisogna ogni volta comunque accordarlo prima di ogni suonata. Facciamo vedere anche un po' di accordatura. Dai, dai, dai. Poi se dura troppo fate un taglio. Sì, sì, certo.
E sì, in questo caso questa canna è crescente e quindi io dovrò aggiungere un pochettino di cera sull'ancia. Questo poi dipende anche molto da strumento a strumento. Ogni suonatore conosce il proprio strumento. Per esempio, potrebbe essere possibile anche solamente tirare leggermente l'ancia con l'unghia, in maniera tale che si sollevi un pochettino, sempre tutto in maniera molto molto delicata. Ma è di una difficoltà incredibile sto diciamo che è uno strumento che richiede moltissima pazienza in tutto, ma d'altronde viviamo in barca, quindi è un po' il nostro spirito che ci accompagna durante la vita di bordo tutti i giorni. E tu sei maestra, insegni? Io adesso sì, sono anche insegnante di questo strumento, qui in barca ho diversi allievi che vengono a prendere lezioni da me. E poi c'è la tecnica della respirazione circolare, perché noi non abbiamo una sacca per l'aria come può essere per la cornamusa o la zampogna, ma la nostra sacca dell'aria sono le nostre gote, quindi dobbiamo respirare contemporaneamente, soffiare all'interno dello strumento e far sì che il suono non si interrompa mai. È uno strumento che è da considerare importante secondo me per tutta quella che è la cultura della musica antica del Mediterraneo. Non mi piace pensarlo solo come uno strumento sardo, ma come uno strumento del Mediterraneo. Ma è incredibile. È un ballo che può durare tanto a lungo quanto i ballerini hanno voglia di ballare. La danza e la musica in Sardegna non vanno mai separatamente. Launeddas, queste sono le Launeddas. E sulle note della Launeddas, suonata da Federica, ci vediamo la prossima settimana. Buona onda.